Salve a tutti, anche oggi siamo a Firenze ed andremo agli Uffizi. Oggi la nostra attenzione si soffermerà su un disegno di Leonardo da Vinci del 1480 circa, una Madonna col bambino e un gatto, un disegno a inchiostro bruno su carta che oggi si trova nel gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi. Leonardo da Vinci eseguì diversi studi per una Madonna con gatto, un'opera però che non fu mai realizzata per quel che sappiamo. E Leonardo realizzò anche molti studi sui movimenti degli animali, su crostacei e altri animali acquatici, su germani e molti altri volatili, su mammiferi, cavalli in movimento e figure con animali. Famoso anche l'agnellino di una sua notissima opera, che oggi si trova al Louvre di Parigi. È altrettanto famoso l'ermellino di quest'opera oggi al Museo di Cracovia. E ci rimangono anche molti studi sui gatti, un vero campionario felino con tantissimi disegni. In questo disegno vediamo una certa padronanza e maturità di Leonardo nel disegnare i movimenti delle figure e lo vediamo da come la sua attenzione si focalizzi soprattutto sulla figura del bambino e con che dimestichezza lo realizzi. È un bambino di grandi proporzioni che si contorce nel tentativo di trattenere un gatto e si divincola al punto da sbilanciarsi tutto verso destra, mentre Maria osserva impassibile rimanendo statica, accennando solo un timido gesto per trattenere il bambino per le gambe. Osserviamo anche una correzione del braccio di lei, che inizialmente passava sotto la gamba del bambino e poi, dopo un ripensamento di Leonardo, afferra da sopra la sua gambina a sinistra. Leggenda o storia vuole, non lo sappiamo con assoluta certezza, che Leonardo per questa Madonna con il gatto si fosse ispirato a un pregiatissimo affresco posto nella chiesa di Santa Maria della Neve a Vigevano. Qui infatti c'è un dipinto che ritrae la Madonna fra due santi, San Sebastiano e San Rocco, e che tiene sulle gambe Gesù bambino insieme a un gatto. L'affresco del 400 era posto in una precedente chiesa che si trovava qui e ormai scomparsa, chiamata Santa Maria dei Pesci. Questa struttura venne distrutta nel 1607 e il dipinto venne trasferito qua, nella chiesa della Madonna della Neve. Ma perché inserire un gatto nell'immagine? Semplice, perché il gatto era ed è un divoratore di pesci e in una chiesa dedicata a questi era perfetto come affresco. Ma tornando a Leonardo, è noto che nel recarsi a Milano, dove visse dal 1482, Leonardo probabilmente soggiornò a Vigevano. E magari Leonardo, vagando nelle vie del borgo, giunse proprio nella chiesetta di Santa Maria dei Pesci, dove vide questo affresco realizzato da un ignoto artista del 400. Leonardo, colpito da questo soggetto, decise di riprodurlo in maniera più creativa, creando un'opera dedicata proprio al bambino col gatto, e ci fece diversi studi, infatti. La chiesa della Madonna della Neve a Vigevano fu eretta tra il 1559 e il 1606 nel luogo dove sembra esistesse un tempio romano dedicato al culto della Dea Venere e poi la quattrocentesca chiesa di Santa Maria dei Pesci, andata distrutta, come ho già detto. Il nome di Santa Maria dei Pesci non è un caso, infatti in questo luogo vi era un piccolo mercato dove i pescatori del Ticino vendevano quello che pescavano. E l'edificio venne edificato per volere della Confraternita della Morte, ossia un gruppo di persone che permetteva una degna sepoltura a coloro che erano poveri o privi di parenti una volta deceduti. L'interno dell'attuale chiesa della Madonna della Neve è a navata unica e il vecchio affresco della Madonna del Gatto è stato posizionato nella parete a fianco all'altare. Leonardo è sempre stato un personaggio avvolto da un certo alone di mistero, sia per la sua singolare personalità, sia per l'incredibile poliedricità dei suoi interessi che suscitano ancora oggi molta curiosità. Non mancano in lui alcuni lati oscuri che possono suscitare incertezze e perplessità, come i metodi con cui riusciva a condurre le sue tantissime indagini anatomiche, di cui ci ha lasciato un'enorme documentazione.
o la scrittura criptica da destra a sinistra e l'abitudine per divertimento di inventare frasi in codice, anagrammi e rebus. Ma il Vasari riferisce anche della sua generosità, della sua grandezza d'animo e del suo amore per gli animali. Infatti ci dice: spesso passando dai luoghi dove si vendevano uccelli, di sua mano cavandoli di gabbia e pagatoli a chi li vendeva il prezzo che ne era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendogli la perduta libertà. Dai suoi scritti traspare un uomo solitario che non era solito seguire regole rigide o abitudini prefissate, preferendo assecondare l'estro e l'ispirazione del momento per la sua arte in generale. Nelle sue opere c'è sempre una ricerca quasi maniacale della perfezione, con infiniti ritocchi e modifiche, come è avvenuto per la Gioconda e come ha fatto in altre sue opere e disegni dove sono state viste molte correzioni e ripensamenti. Vasari nei suoi scritti ci parla anche dell'aspetto più docile e amorevole del carattere di Leonardo e dice: egli, con lo splendor dell'aria sua, che bellissima era, rendeva sereno ogni animo mesto e con la generosità sua raccoglieva e pasceva ogni amico povero e ricco, benché egli avesse ingegno e virtù. Per il che ebbe veramente Fiorenza grandissimo dono nel nascere di Leonardo e perdita più che infinita nella sua morte. E dopo questa visita non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti dagli Uffizi, ciao a tutti da Firenze. Ciao a tutti dalla vecchia Gioconda.